Ciao a tutti da Vasto Schibam, secondo video sulle curve parzialmente carvate. Il primo ve lo lascio linkato in descrizione. Questo video farò un po' un riassunto per spiegare cosa sono le curve parzialmente carvate e aggiungerò alcune cose rispetto al primo video. Allora, il primo video era nato dal problema di gestire la velocità nelle curve carvate. Ora, le curve carvate sono le curve sugli spigoli, lo sci corre pulito sullo spigolo, ovviamente degli attriti ci sono, dei piccoli sbandamenti ci sono, che dipendono anche dal tipo di neve, ovvio che la curva carvata sul ghiaccio ci consentirà di perdere molta meno velocità rispetto a una curva carvata sulla neve morbida, dove tendenzialmente ci saranno dei maggiori sbandamenti. Comunque, al di là di tutto questo, a parità di condizioni, in una curva perfettamente carvata abbiamo la minor perdita di velocità possibile, ok? Qualunque tipo di curva dove c'è uno sbandamento, abbiamo sicuramente una perdita di velocità maggiore, tant'è che quando uno inizia a carvare, il primo problema che insorge, quando inizia a carvare anche non solo sui piani, di solito si inizia lì, no? Quando uno inizia ad andare su pendenze anche minime, si rende conto che ha il problema di non riuscire a gestire la velocità, okay? Perché lo sci quando carva frena pochissimo, okay? Frena molto meno rispetto a quando sbanda. Ora ci sono ovviamente diversi modi per gestire la velocità. Quello più elegante, diciamo, sarebbe quello di riuscire a deformare lo sci e a chiudere di più la curva. Ora ve lo faccio vedere con un'immagine. Sostanzialmente in questa immagine vedete che se io riesco a diminuire l'arco di curva, e questo lo riesco a fare o indossando uno sci più sciancrato, quindi mettendo nei piedi uno sci con un raggio di curvatura inferiore, quindi se passo per esempio da un raggio 18 a un raggio 15, a parità di tecnica, a parità di tutto il resto, riuscirò a chiudere di più la curva e quindi la gestione della velocità sarà più agevolata. Se invece a parità di sci miglioro la tecnica, riesco a deformare di più lo sci e riesco a ottenere lo stesso risultato. Okay? Quello che voglio fare è un recupero del dislivello, cioè riuscire a chiudere la curva, a concludere la curva con un dislivello minore. Okay? Questo è il concetto di massima. Ora, questo è un metodo per controllare la velocità mantenendo la curva perfettamente carvata, altrimenti gli altri metodi prevedono di inserire una sbandata da qualche parte. E la cosa migliore da fare è quella di inserirla a inizio curva, l'abbiamo visto nell'altro video, a cui vi rimando. La stessa manovra che vi ho fatto vedere nell'altro video non serve solo a frenare a inizio curva e quindi a perdere velocità, ma anche a indirizzare gli sci, riuscendo in questo modo a farci concludere la curva prima, quindi ottenendo lo stesso risultato che vi ho fatto vedere prima, cioè concludere la curva con una minor perdita di quota. Ovviamente più noi perdiamo quota, più noi prendiamo velocità, ok? Questa è abbastanza intuitiva come cosa. Se noi ci buttiamo giù dal secondo piano, arriviamo giù a una certa velocità, se ci buttiamo giù dal terzo piano, arriviamo giù a una velocità maggiore, no? Quindi se noi la stessa curva la facciamo perdendo più quota, avremo una maggiore energia potenziale dall'inizio alla fine della curva. Questa energia potenziale e non viene dissipata più di tanto perché facciamo una curva carvata con poca perdita di velocità e di conseguenza più larga è la curva, maggiore è il dislivello, maggiore è la perdita di quota e maggiore sarà la velocità a fine curva. Okay? Quindi se noi riusciamo a concludere la curva prima, verosimilmente prenderemo meno velocità. Ecco, mettere gli sci leggermente di traverso, indirizzare gli sci inizio curva, ci consente proprio di fare questo. Questa è sostanzialmente la tecnica che viene usata spessissimo in gara. Alcuni atleti non lo fanno per niente vedere. Per esempio, la Brignone è un atleta che la usa veramente poco questa tattica. Non a caso si dice lei non tocca mai un palo perché fa traiettorie molto larghe, perché fa traiettorie molto larghe? Perché questo le consente di non dover indirizzare gli sci, ma di fare le curve sempre, quasi sempre sugli spigoli, okay? E quindi perde meno velocità, fa più strada, ma perde meno velocità. Se guardiamo soprattutto gli uomini, ma non solo, in generale, gli atleti spessissimo utilizzano questa strategia, a volte in modo plateale, alcuni atleti la utilizzano molto di più, alcuni atleti addirittura si dice che la usano troppo, pensiamo a Deli Prandini, la sua classica intraversata a inizio curva, che non serve solo a controllare la velocità, ma anche a iniziare la curva dove vuole lui, a iniziare la carvata dove vuole lui. Sostanzialmente nel momento in cui noi iniziamo a carvare, ok, lo sci lo possiamo deformare, però tendenzialmente dopo non abbiamo più un controllo
sulla traiettoria così fine. Quindi il controllo sulla traiettoria lo facciamo prima indirizzando gli sci dove noi vogliamo, dopodiché agganciamo la lamina e lo sci ci porterà dove vogliamo noi. Ma la decisione riguardo alla traiettoria l'abbiamo eseguita prima, quando abbiamo indirizzato. Ron LeMaster fa un bel esempio sul suo libro, quando ci fa vedere che è come quando noi tiriamo con l'arco, no? La freccia. Se tiriamo molto lontano dobbiamo calcolare la parabola e quindi dobbiamo identificare l'angolo di tiro. Quando noi indirizziamo lo sci è come se noi stessimo per scoccare la freccia e identifichiamo l'angolo di tiro. Nel momento in cui iniziamo a carvare, abbiamo scoccato la freccia, a quel punto non abbiamo più controllo perché lo sci ci porterà dove noi gli abbiamo detto quando abbiamo indirizzato, ma una volta che iniziamo la carvata non abbiamo più il controllo della situazione, o l'abbiamo solo in minima parte, oppure ce l'abbiamo ma saremo costretti a svincolare e mettere gli sci di nuovo di traverso. Vi faccio vedere la cosa prima con dei disegnini e poi dopo ve lo faccio vedere sul campo nuovamente. Allora, primo disegno, hai visto? Quello è quello che noi vogliamo fare, no? Qui abbiamo in rosso due curve perfettamente carvate, vedete? Sono due archi di curva e ovviamente è una schematizzazione, ok? Gli archi di curva non sono così, ma per capirci. Queste sono due curve perfettamente carvate. Quello che noi vorremmo fare è spostare nel puntino rosso l'inizio della nuova curva e quindi recuperare questo dislivello per finire la seconda curva in uno spazio minore, quindi con minor dislivello. Quello che dobbiamo fare quindi è traslare la curva sopra e raccordare i due archi in qualche modo nella transizione, cioè nella transizione dove dobbiamo raccordare la fine della curva precedente con l'inizio della curva successiva, che non sono più raccordabili, vedete? L'inizio della curva successiva inizierà con un angolo di tangenza diverso. Vedete, nel punto A finisce la curva precedente, gli sci sono diretti in blu. All'inizio della curva dopo, quando noi andiamo a agganciare gli spigoli e cominciamo a carvare, gli sci sono diretti come B, vedete che c'è un angolo. Nel tratto tratteggiato noi cosa dobbiamo fare? Ruotare i piedi in modo tale da passare da A a B. Poi a B agganciamo e ricominciamo a carvare. Ovviamente questa cosa va limitata al minimo, come qualcuno mi ha fatto notare, è brutta da vedere. Sì, ok, è brutta da vedere, ma qual è l'alternativa? Se siete capaci di carvare sempre anche al 70% di pendenza, bravi voi, ok? Se non siete capaci di farlo, potete fare delle curve condotte, tutte sbandate, belle rotonde, oppure se volete carvare, da qualche parte bisogna che la velocità la controlliate e quindi bisogna che un po' di piede da qualche parte ce lo mettete. Poi c'è modo e modo di farlo, capito? Magari come lo faccio io non vi può piacere, benissimo, ci sono altri che sicuramente riescono a metterlo senza farlo vedere e altri ancora che invece carvano dove vogliono e ancora meglio, ben venga, ok? Però ripeto, se non siete capaci di carvare al 100%, non è che avete tante alternative, ok? O non carvate mai, oppure carvate una parte della curva e nell'altra ci dovete mettere il piede. Ora vi faccio vedere questa run sulla pista Grizzly, 70% di pendenza, c'era una bella neve. Qui, come vedete, indirizzo, ma non faccio il traverso sbandando più di tanto. Sostanzialmente utilizzo l'indirizzamento proprio per finire la curva prima e non perdere e non utilizzare troppo dislivello, che il 70% comporterebbe l'acquisto di troppa velocità. Okay? Quindi le prime 3-4 curve, vedete, indirizzo, c'è una leggera sbandata, ma non più di tanto, poi vado a tagliare e chiudo la curva. In questo modo riesco a recuperare quel qualche metro di dislivello ad ogni curva e questo mi consente di gestire la velocità. Vi faccio vedere l'ultimo video, un'alternativa a questo. Qual è l'alternativa a questo? Riuscire a chiudere tanto le curve. Come si fa a chiudere tanto le curve? Deformando molto lo sci. Come si fa a deformare molto lo sci? Bisogna inclinarsi molto, ok? Quindi questa run non è il 70%, è il 60%. Riesco tranquillamente però a carvarla tutta la curva. E grazie a uno sci raggio 16 e grazie al fatto che sono super inclinato e l'inclinazione la vado a raggiungere a inizio curva. Okay? Ovviamente fare questa cosa non è semplice, tant'è che questi sono video del 2016 e ancora non sono riuscito ad arrivare a quel livello. Spero il prossimo anno di riuscire a lavorarci e di tornare a quel livello lì o magari anche a qualcosa di più.
Bene, direi che anche per questo video è tutto. Come sempre, fate le vostre interessanti considerazioni e domande nei commenti. Oggi non vi saluto come al solito, ma vi dico semplicemente alla prossima.